i messaggi e le voci che sentirò in questi 3 giorni. Grazie ancora una volta e non vedo l'ora di incontrare tutti voi e lavorare insieme. Io mi chiamo Ernest e vengo dalle Isole Fuji. Insieme a Kumi sarò il co-chair invece del secondo gruppo di lavoro, Ripresa Sostenibile. Sono davvero contento di essere qui. Vorrei ricordare a tutti che è giusto dire non va bene comportarsi così, però d'altro canto i primi 30 anni sono stati tremendi, per cui è giusto secondo me darsi da fare per cambiare il sistema. A partire da oggi, però ci rendiamo conto che è un processo molto più lungo. Anch'io non vedo l'ora di lavorare con voi. Io ho l'impressione appunto di far parte del gruppo di lavoro più interessante, ma magari sono io un po' fazioso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Kumi Kitamori. Io vengo dall'Ocse, sono contentissima di essere qui e affiancherò Ernest per il secondo gruppo di lavoro all'insegna della ripresa sostenibile, che è un argomento che mi sta davvero a cuore perché noi ci lavoriamo parecchio all'Ocse, ma anche nel contesto odierno. Vorrei ringraziare gli organizzatori, il governo italiano, perché è un buon punto di partenza e anche l'affluenza è ottima. Vorrei dare il benvenuto a tutti i delegati che sono venuti fin qua e non vedo l'ora di lavorare non soltanto con Ernest, ma con tutti coloro che si sono iscritti a questo gruppo di lavoro. Salve a tutti, mi chiamo Nathan, sono uno studente 22enne e sono anche un advocate per la giustizia climatica. Io sarò il co-chair del terzo gruppo di lavoro dal tema coinvolgimento degli attori non statali insieme alla mia collega Jane. Come Ernest, appunto, cercheremo di avere la massima sicurezza in questo spazio dove tutti si possono esprimere a proprio piacimento. È un po' diverso dagli spazi a cui siamo abituati nei nostri movimenti. Vedremo comunque cosa si può fare. E diciamo che come minimo, anche se non dovessimo conseguire nulla, almeno avremo la possibilità di incontrare altre persone che magari avevamo visto solamente in video, in remoto, per cui sono davvero contento di poter incontrare tutti voi in presenza nel corso di questi 3 giorni. Salve a tutti, mi chiamo Jane Costello, sarò la co-chair insieme a Nathan Metenier. E ci occuperemo del gruppo di lavoro sul coinvolgimento degli attori non statali. Io lavoro per il British Council di Milano e sono climate champion per la UE. Prima facevo l'attivista e una documentarista. Secondo me è stato un inizio della conferenza col botto e non vedo l'ora di vedere come proseguirà. Salve a tutti, mi chiamo Sofia Chiani. Io sono un'attivista climatica irano-americana di 19 anni e sono molto contenta di co-moderare questo gruppo di lavoro sulla società più consapevole delle sfide climatiche. Io mi occupo in particolare di un gruppo che cerca di rendere accessibile questa tematica a chi non parla inglese e naturalmente faccio parte anche del Youth Advisory Group delle Nazioni Unite sul Climate Change. Sono contenta di lavorare sull'istruzione in modo tale che il più vulnerabile possa accedere alle informazioni per capire il senso di queste calamità che stanno devastando le loro comunità. Buongiorno a tutti, che giornata appassionante, giovani che sono insieme venendo da tutto il mondo. Io mi chiamo Adriana Valenzuela, originariamente sono colombiana. Negli ultimi 25 anni lavoro sulla informazione per l'educazione al clima. Attualmente sono responsabile del Youth Program Leadership. Si tratta di un'organizzazione internazionale che cerca di migliorare appunto soluzioni d'adattamento con la partnership con i governi, la società, le organizzazioni giovanili. Prima mi occupavo del focal point del Climate Change Secretariat, però facevo anche la negoziatrice. La CEA del gruppo G27 per la sensibilizzazione clima e poi anche del programma Doha 2012 come ex negoziatrice, ma anche come giovane leader, perché ho iniziato anch'io quando avevo 15 anni in Colombia a mobilitare dei movimenti latinoamericani. Sono una fervente
credo fermamente in quello che fate, penso che solo insieme ce la potremo fare perché il tempo scarseggia e credo che questo sforzo messo insieme dall'Italia è eccezionale perché la prima volta dopo la COP25 di Madrid è la prima volta che in questo periodo pandemico la gente si incontra nuovamente di persona. È davvero uno sforzo immenso per cui vorrei chiedere a tutti voi di fare un bel applauso all'Italia per la leadership e tutto l'impegno profuso per organizzare questa conferenza e non vedo l'ora di lavorare con voi nel gruppo di lavoro sulla società più consapevole dei siti climatici.